escluso, ma è la logica conseguenza, adesso vi presento gli ospiti, è la logica conseguenza di una gestione pessima, pessima di un allenatore che parla di Icardi e si scaglia contro il direttore generale, un direttore generale che arriva per risolvere un caso che diventa irrisolvibile, nessuno sa ancora cosa è successo a Mauro Icardi e la verità non la sapremo se non fino a maggio, dobbiamo tirarla così, sì ma forse è successo questo, invece la verità non la sapremo fino a maggio. Una situazione dove è una società così importante affidata, con tutto il rispetto, ad un ragazzino figlio di che deve gestire l'Inter perché il papà è dall'altra parte del mondo, che è il vero proprietario di un club importante come l'Inter, e ricordiamo l'Inter doveva puntare eventualmente almeno lottare per forza lo scudetto, invece oggi è quarto in classifica, rischia il quarto posto, è uscito in Champions col PSV Eindhoven che non aveva più nulla da chiedere nella fase a gironi, esce agli ottavi di finale contro l'Eintracht di Francoforte, un disastro, una stagione completamente da cancellare. Da Roma buonasera Alfredo Pedullà, processo all'Inter, processo a Spalletti che a questo punto credo rischi anche qualcosa prima della fine della stagione. Ciao Alfredo. Ciao, ciao Michele, buonasera a voi. Aggiungo che poi tra l'altro lui ieri aveva detto in conferenza 11 bastano per fare la partita. Morale, un tiro in porta telefonato. Una prestazione indecorosa dal punto di vista psicologico dell'approccio. Pronti via, abbiamo visto i primi 7-8 minuti e abbiamo visto che fine ha fatto poi l'Inter. Male, molto molto male. Sono Marchetti, parto da te, non credo ci siano alibi, giustificazioni per questa Inter. No, non più. Direi di no, non ce ne sono più, ma non ce ne sono più da tanto tempo. È stata una prestazione imbarazzante, sinceramente, per tanti motivi e anche per l'approccio alla gara. Ho sentito la conferenza stampa di ieri di Spalletti, quando aveva detto, appunto, come ricordava prima Alfredo, erano in 11, ne bastavano 11, ma no, invece la dimostrazione la si è avuta questa sera, indipendentemente da come è stata gestita la faccenda Icardi, ma non è neanche giusto a questo punto, secondo me, tirare in ballo questo discorso. I giocatori c'erano e il fatto che oggi il migliore in campo sia stato Handanovic credo che la dica lunga su quanto poco abbia fatto l'Inter. Paradossalmente credo che la partita più giusta potesse essere il derby, quella che arriva domenica, perché hanno la possibilità di riscattarsi. Vero è anche che di fronte ad un eventuale debacle, non me ne vogliono i tifosi interisti, forse la posizione di Spalletti comincerebbe a non essere così tanto solida, non fosse altro per il fatto che c'è la sosta di mezzo. A questo punto, di fronte a, io parlo di un eventuale debacle, ma di una sconfitta pesante, importante, ovviamente questa non è ipotizzabile in questo momento, però è chiaro che l'Inter deve ritrovarsi, in questo momento sembra una squadra e una società totalmente allo sbando. Tu fai bene a ricordare del presidente Zhang, che potrebbe andare a chi l'ha visto, perché praticamente non si è mai visto, cioè si vede solo il figlio. Sì, vabbè, sui social, abituato a fare le cose eccetera, però purtroppo gestire una società non passa solo o anche attraverso i social, bisogna essere lì siamo rimasti, esatto, siamo rimasti lì, però il discorso Torchia, adesso io non vorrei essere molto, molto cattivo in questa situazione. Spalletti ha detto alla fine risultato dell'andata Longari, poi ci ha penalizzati, poi ha parlato Spalletti, andiamo nel dettaglio delle sue dichiarazioni, ci ha penalizzati il risultato dell'andata, poi gli chiedono paura in vista del derby, mica ci picchiano, si gioca a calcio, questo è il commento di Spalletti. Abbiamo perso subito equilibrio commettendo delle leggerezze, le seconde palle diventano pericolose se non hai la pulizia giusta sulle prime, poi lasciando l'aspetto tattico è riuscito anche ad entrare nel resto, una partita difficile all'inizio, poi anche recuperare diventa complicato perché anziché pensare a far bene il tuo lavoro e dare il tuo contributo alla squadra vai a creare più disordine, perché poi è stato così, non sono mai state trovate le distanze, le aspettative sono molte e qui ci si potrebbe leggere ancora una frecciata marotta, perché lui dice le aspettative sono molte, si vuole passare subito a squadra vincente ma le possibilità sono poche, la ricerca che devi trovare è ottenere vittorie importanti. Ricordiamo che Marotta aveva chiesto a Spalletti o la Coppa Italia o l'Europa League. Noi l'equilibrio l'abbiamo perso subito, siamo in casa, giochiamo con intelligenza. No, ma scusa un secondo, mi fai capire una cosa, che vuol dire ci ha penalizzato il risultato dell'andata? Sì, infatti appunto. Lui dovrebbe dire, cioè, scusa ma l'andata mica hanno perso 4-0, cioè qua l'andata hanno fatto 0-0, lui dovrebbe dire, uscendo dalla situazione Icardi, perché ha parlato più Spalletti di Icardi che Icardi in questione, lui dovrebbe dire,
Ho messo su una squadra impresentabile. Non abbiamo tirato mai in porta. Se avessimo giocato fino a 10 minuti prima del derby non avremmo mai tirato in porta. La colpa è soltanto la mia, alla squadra non riesco a trasmettere. Scusate, vado via, ci sentiamo la prossima volta. Ma lui cerca sempre un alibi, non è mai colpa sua, è sempre colpa di un altro, è sempre colpa di qualcuno che entra dentro la Alfredo, stampa. Alfredo, è sempre dai, ma è una cosa, non si può far così. Alfredo, perdonami, sai cosa mi sembra di rivedere? La sua ultima stagione alla Roma. Se tu ci pensi. Sì, ma è sempre colpa di un altro, hai ragione. Sì, esatto. È sempre colpa di un altro. È sempre colpa di un'altra cioè, persona. Lui si occupa di vicende non sue. Infatti. Perché lui fa lo psicologo, lo psichiatra, lo psicanalista, tutto fa tutto lui. Però non fa l'allenatore. Dovrebbe fare l'allenatore. L'allenatore non lo fa. Ha parlato più di lui di Icardi che tutti i parenti di Icardi in giro per l'Argentina. E oggi ci dice che è stato penalizzato, che è stato dal risultato dell'andata. Allora, se un tifoso interista metro devi prendere in giro così, prendilo in giro in un altro modo. Sì, ma poi anche la risposta, paura del derby, mica ci picchiano. Ma basta con quest'ironia, non fai ridere, va bene che vuoi fare il toscano simpatico, i toscani sono simpatici, ma Spalletti non fai ridere, parli di Icardi, attacchi Marotta, chiuditi nello spogliatoio, affronta Marotta e risolvete il problema, altrimenti vattene. Tanto l'Inter ha scelto Marotta anche per sopperire le lacune che c'erano prima. La gestione Icardi è una gestione pessima, sei andato via dalla Champions League, hai perso l'ultima giornata di fatto, perché non hai passato il turno, contro una squadra che aveva 1-2 punti in classifica ed era fuori dal girone di Champions. In campionato dovevi almeno provare a giocartela con la Juventus, sei a meno 42.000 punti dalla Juventus e forse perdi anche un posto in Champions. Sei uscito in Coppa Italia non giocando, esci con l'Eintracht di Francoforte a metà marzo in Europa League e parli della partita singola, devi parlare della stagione, metterci la faccia, Torchia. È la stagione fondamentalmente quella che cambia tutto, non è la partita singola, perché giudicare oggi è come sparare sulla Croce Rossa. Per quello che si è visto, giudicare oggi è impossibile. Tutta la gestione, non conoscendo poi i fatti, non posso dare colpa uno all'altro, però tutta la gestione tecnica, mediatica, dei fattori Icardi, mica Icardi, di arrivare con più giocatori, meno giocatori, bisogna vincere subito, poi non ci si riesce. Per me, ecco, bisognerebbe prendere esempio da altri, ma non solo la Juve, perché adesso sembrerebbe troppo facile, no? Anche voi vediamo quello che era, che è stato il Milan, quello che è riuscito a fare, che hanno dato a Gattuso, piano piano, mattoncino per mattoncino, sta costruendo una squadra che dà fastidio, nel senso buono del termine, lo dico. E l'Inter questo purtroppo non sta riuscendo e i giocatori che c'erano oggi in campo, al di là delle varie tattiche, penso che potevano bastare anche per battere questi qui. Bortolo Mutti, mister, è una situazione davvero ai limiti del paradossale, non puoi perdere tutto ed essere fuori da tutto, puoi non vincere qualcosa. Si è entrata però in un vicolo cieco, e peccato perché le aspettative erano tante, anche all'inizio dell'anno mettevamo l'Inter forse una, non forse, la vera antagonista della Juve. E in questo mese e mezzo effettivamente si è scialacquato un patrimonio che era riuscito a costruirsi. Ed è un peccato, come ha detto Torchia, tante energie si sono disperse invece di pensare veramente al campo e a perseguire l'obiettivo. Le colpe sono un po' di tutti. Cioè adesso non possiamo mettere in croce solo l'allenatore. Certo. Questa sera il divario tecnico era evidente, per cui al di là della partita persa, la poteva perdere anche in condizioni mentali ottimali, perché i valori in campo erano lontani e l'Eintracht ha meritato di passare il turno in virtù proprio anche del tipo di squadra che era in campo. Sì, però mister, le colpe sono un po' di tutti, ma lui ne ha più di altri. Perché altrimenti quello, se noi diciamo che... Lo so, no, credo scusa, che lo so facile, che tu non puoi parlare di un tuo collega. Sì, ma dispiace vedere queste situazioni così, anche che vanno proprio a disgregarsi. Capito. Però è normale che possono essere di Zanto, principale adesso è Spalletti, certo. Lo metti chiaro. Sì, ma le colpe non possono essere di tutti se l'allenatore trasmette quello che sta trasmettendo. Se l'allenatore non sa dire una volta ho sbagliato, se l'allenatore ci dice che è stato penalizzato il risultato dell'andata, se l'allenatore ci dice che forse un po' è colpa mia e fa l'ironia quando si vive un dramma sportivo che l'interista medio vorrebbe evitare perché ne ha già visti di tutti i colori quest'anno. È vero, Alfredo, cioè, andare in sala stampa e metterti dinanzi a un problema e pensare di rispettare chi ti ascolta, perché non è, cioè, lui una volta pensa che una volta lui mi chiamò per quello che possa contare, mi voleva tra virgolette querelare, ma io ho un buonissimo rapporto con lui formale perché avevo scritto ai tempi dello Zenit che lo voleva l'Inter e mi chiamò da San Pietroburgo perché secondo lui
attribuire la sua figura a un altro club era da querela. Gli ho detto: guarda che non è da querela, perché è una notizia, giusto o sbagliata che sia, è una notizia. Uscendo da questo discorso, poi lui deve fare l'allenatore, non deve far quello, perché i problemi della società sono della società e glieli risolve la società. Lui, quando dichiara queste cose, ti fa capire che è una ricerca continua di alibi, e quindi le colpe non sono di tutti, le colpe sono le sue. Perché una squadra impresentabile così in un ottavo di finale di Europa League non ci può stare, non la puoi presentare, non la puoi mettere. È una squadra assuefatta alla mediocrità, mentalmente morta, e non è comprensibile né giustificabile. Allora, sicuramente sotto l'aspetto tecnico questa sera era in grande difficoltà, ma anche per certe assenze, per cui va bene, è stata una partita di grande sofferenza. Però guardiamo anche chi c'era in campo, le difficoltà degli esterni, sia D'Ambrosio sia l'altro, lo straniero, come si chiama? Cedric. In mezzo al campo Ho capito, ma chi deve risolvere le difficoltà di chi sta in campo? Perdonami. Ma lo so, deve, ma non aveva neanche il materiale umano per poter far sì che questa squadra fosse un po' più competitiva. Ma lui ha detto che quel materiale sarebbe stato... Sì, ho capito, ma giocavi con l'Eintracht di Francoforte. Vabbè, ma l'Eintracht non è una squadra... non è signor nessuno. L'Eintracht è una buona squadra. Ma l'hai fatta... Ma t'ha preso il pallino dall'inizio e non hai provato neanche una volta a fare il solletico all'Eintracht. Ragazzi, l'Eintracht è una buonissima squadra, ci mancherebbe pure. Ma per una volta non sei riuscita a fare il solletico all'Eintracht. Non hai avuto un minimo di reazione. Io, se la partita fosse durata 100 minuti saremmo ancora lì a vedere le stesse cose, dai. Ma diamo una volta le colpe a qualcuno, perché è sempre colpa degli altri. Poi mi devi dire di chi è la colpa, degli altri chi? Non è la prima volta. Torchio. No, parlavamo di Handanovic, non è la prima volta che mi sembra che Handanovic sia spesso uno dei migliori in campo. E io voglio dire, volenterosi, bravi, impostati bene, hanno cercato di fare della partita, però non abbiamo visto, sinceramente, l'ho detto con tutto il bene per l'Inter, una partita per cui l'Inter può dire ho cercato, no, non ho neanche cercato. Questi hanno preso il pallino alla fine e, come ha detto Alfredo, se dura 400 minuti, sì, non finisce così, può solo andare peggio. E spero che riescano a ricompattarsi, perché c'è il derby e tutto, ma in questo momento vedo che la differenza è sostanziale. Differenza sostanziale, arrivano altre notizie, poi dovrei collegarmi con San Siro perché vedo un po' di movimento in Mix Zone, dove c'è il nostro inviato Luca Cilli. Mix Zone, chi è che sta parlando? Vediamo un po'. Cilli, tra quanto arriveranno gli interisti? Se arriveranno, vediamo di capire da Luca com'è la situazione. Luca. Infatti aspettiamo notizie dall'area comunicazione dell'Inter, vedremo se arriverà qualcuno ai nostri microfoni, ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa, vedremo se arriverà qualche giocatore, al momento non è stato ancora comunicato quale sarà il giocatore dell'Inter ad essere presente qui dinanzi ai media, e vedremo se ci sarà anche la voglia di parlare, perché è una serata abbastanza particolare questa. Abbiamo visto ad esempio passare il vicepresidente Javier Zanetti, decisamente scuro in volto, i dirigenti sono molto molto arrabbiati. Dopo questa bruttissima prestazione, dopo questa eliminazione, abbiamo visto prima i dirigenti dell'Inter, non solo Zanetti, anche tutti gli altri, e credo che il loro volto, voi non l'avete potuto vedere, lo raccontiamo noi, erano veramente molto 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 arrabbiati. Grazie, per come Luca, l'Inter ha affrontato appena questo ritorno, movimento in bassa frequenza, questo ottavo di finale di Europa League. Gianluigi Longo, Real Touch. Dobbiamo assolutamente vincere il derby, ha detto Politano, che ha parlato ai microfoni dei colleghi presenti nella pancia dello stadio di San Siro. L'unica autocritica di Spalletti è legata invece all'impiego di Keita Balde. È stata una scelta avventata da parte mia, me ne assumo la responsabilità. Gli mancava un po' la botta da partita vera, un po' di garra, ha avuto la palla per andare in porta, erano queste le situazioni che volevamo cercare, non siamo riusciti a determinare qualcosa di concreto. Simona Marchetti, c'è il derby. È stata un po' colpa mia. Sì, è un po' colpa mia, dai. Un po'. C'è il derby adesso. È la partita forse più giusta, perché devono riscattare una prestazione veramente un Inter inguardabile, quindi il derby è la partita che è l'ideale per questa cosa. Certo, il rischio è che con il Milan, come sta venendo fuori il Milan in questo momento, forse rischiano di fare un'altra figuraccia.
A me dispiace leggere queste frasi, perché comunque andare addosso a un giocatore dopo la partita, è vero, l'hai scelto tu, però puoi anche evitarlo. Forse ha ragione Alfredo, lui non si assume. Molto elegante. No, esatto, non è stato molto elegante, sono d'accordissimo con te, perché avrebbe potuto. Adesso voglio dire, adesso sentiamo Keita, io vorrei intervistare adesso Keita. Stavo dicendo questo. Esatto. Scusami Keita, visto che è stata una scelta avventata, cosa vuoi rispondere al tuo allenatore? Ma vogliamo mettere la tabella dei soldi che sono stati spesi dall'Inter quest'estate, per favore, visto che parliamo dell'Eintracht come la squadra di Ibrahimovic, Pelé, Maradona e Van Basten. Zaniolo regalato alla Roma. Vogliamo mettere la tabella dei soldi. Scusami? Zaniolo dato alla Roma. Sì, ma se Zaniolo dato alla Roma è una cosa che hai ragione, però ci può stare, però io ti dico la cifra della partita, la cifra tecnica o tecnico-tattica della partita. Mettiamo la tabella di quanti soldi che giustificano. Adesso perché noi dobbiamo parlare sempre di Icardi, e intanto Keita ringrazia perché è molto contento Keita di questa citazione. Sì, ti ringrazio, Mister Mutti, guardando al derby, Icardi continua ad essere un corpo estraneo in casa Inter, ma secondo lei durante il derby Lautaro riuscirà a non far sentire la mancanza di Mauro Icardi in campo? Lo vedremo domenica, ma sicuramente Lautaro farà una partita di grande orgoglio, di grande, come dire, proprio anche stimoli, perché la responsabilità è tanta. Sostituire Icardi non sarà facile, però questa sera è mancato, una presenza che effettivamente l'abbiamo visto, che io mi auguro che sia un derby combattuto e giocato in maniera, diciamo, importante da parte dell'Inter, perché questo bisogno, in questo momento ha bisogno di veramente di qualcosa per risollevarsi, perché non possiamo permettere che l'Inter vada allo sbando in questa maniera. E il derby sicuramente è difficile, perché trova un Milan veramente in fase, diciamo, di crescita, con la sua compattezza, con le sue certezze. In questo momento l'Inter le ha perse quasi tutte. Poteva essere la grande sfida tra Icardi e Piontek, sarà invece la grande sfida tra Lautaro Martinez e Piontek. Un po' a sorpresa, però ovviamente ci si adegua. Piontek, Lautaro Martinez, la sfida nei numeri tra presenze, ma soprattutto i minuti giocati, i gol realizzati, e poi vedete anche il minuto, ogni 81 minuti segna Piontek, ogni 173 minuti un gol per Lautaro Martinez. La sfida verso il derby sarà la sfida di Piontek con Lautaro. Alfredo, ma sarà la sfida di per l'Inter, che deve ritrovare una squadra. Questa per me è la, cioè, è una parvenza di squadra, e il derby, come diceva giustamente Simone, arriva nel momento giusto, però ci devono presentare l'Inter, ci devono far vedere l'Inter. Questa è la cosa più importante, perché se Lautaro non viene assistito, come oggi nessuno è stato assistito, se la squadra, il derby non ti può permettere questi cali, non ci saranno chiaramente dei cali, ma se non ritrovi una squadra parliamo del nulla. La notizia del giorno. Tra l'altro, non volevo aggiungere, anche avere Icardi questa sera, visto i pochi palloni che sono arrivati, non credo che avrebbe fatto una grande differenza. Poi, per carità. Seconda parte di Sport Italia Mercato, sempre in collegamento con San Siro, in attesa che qualcuno ci metta la faccia. Tra poco dovrebbe uscire Luciano Spalletti con ovviamente la grande attesa. Eccolo, Luciano Spalletti non parla, vediamo un po'. Cilli, niente da fare, è andato. Se n'è andato. Neanche l'ho chiamato. Pedullà subito, precisissimo. Eccolo qua, rivediamo il VAR dell'uscita di Spalletti, regia, grazie. Il VAR dell'uscita della passeggiata. Neanche buonasera, niente. Alfredo, dai Luciano. Aveva detto tutto prima, è colpa degli altri. Colpa degli altri. No, era anche un po' colpa mia, però l'ha detto, dai Alfredo. Un po'? Ha detto un po' è colpa un mia, po' infatti colpa pare mia. Che vada a cena con Keita. Facciano con Keita adesso e chiariscono. Infatti, ne ha perso un altro, psicologicamente perde Keita. Icardi l'ha perso perché è sul divano, gioca con Lautaro Martinez, ranocchia. Però ma poi scusami, no, ma scusami un secondo, lo volevo chiedere al mister senza mettere in difficoltà. Scusami, ma un allenatore non dovrebbe sapere prima se utilizzarlo o meno alla luce di quello che ha avuto Keita, perché Keita non stava bene e non aveva la condizione per partire titolare. Non dovrebbe saperlo prima l'allenatore, altrimenti l'allenatore lo può fare anche quello di fronte a casa mia che sta al bar. Dice, vabbè, scusa Keita, cosa hai avuto? Non mi interessa, gioca. Scusami, ma un allenatore dovrebbe capire prima se sta bene o se non sta male, e soprattutto dovrebbe risparmiarlo dopo, sì o no? Io faccio fatica a capire queste cose.
Ha fatto la domanda, l'ha fatta al mister. Se vuoi vabbè, volevo far rispondere pure Torchia. No. Mister prima e Torchia poi. E andiamo poi sugli incroci Juve-Inter nella settimana stellare della Juve a quella pessima nerazzurra. Beh, è normale che a giochi fatti dici che è stata, diciamo, una scelta azzardata. Ma per affrontare una partita di questo tipo questa sera, le alternative cos'erano? Hai dovuto rischiare. No, perdonami, non... mister, non è un problema. Alfredo, scusa un attimo. Se lo rischi, no, allora mettiti. Scusa un attimo, fammi finire per favore. Sì. Mettiti nei prego, panni di te. Sei Spalletti, prepara la partita per questa sera. Che formazioni metti in campo? No. Allora io faccio giocare Keita non in condizione. Premesso, non lo faccio giocare. Non lo faccio giocare. Se non è così, però hai lavorato, hai lavorato una settimana. Se lo faccio giocare, sì, scusami, concludo. Se lo faccio giocare dopo la partita, sto zitto. Non posso dire nulla. Quello è un'altra cosa. Perché quello è un altro è discorso. È una cosa grave, mister. Quello è una cosa discorso, grave, Alfredo. Però non è un altro discorso che stiamo parlando dei massimi sistemi. È una cosa grave perché allora se te dici che magari l'uscita quella è effettivamente è anch'io non sono d'accordo che devi mettere in condizione Keita di ecco, essere messo sulla croce perché non ha giocato una partita. Non... Però prima della gara anch'io avrei visto una soluzione Keita anche sacrificandolo. Era un'esigenza, domanda, non c'era cioè, altro. Ma era un'esigenza. Appunto, quel punto poi è andata male, domanda, pazienza. Cioè... Tu alleni Messina, visto che stiamo parlando però di Messina. Però nel calcio ci sta questo, a volte di correre dei rischi. No, rispondo, gentilmente. Quante volte non ci abbiamo corso dei rischi? Che, però, mister, no, quello che adesso per me, scelte, perdono, non, ti posso fare una domanda? Scelte non sono sbagliate, ci sono, cioè, posso non fare c'è una scelta domanda. Avventata. Per sei giorni tu alleni Zampagna a Messina. Zampagna si allena a parte oppure reduce da un infortunio. Decidi, in una partita importante, di rischiare Zampagna. Zampagna... che gli spischieranno le orecchie adesso a Zampagna, ma è un esempio. A Riccardo gli fa piacere essere ricordato, dai. No, che è stato un grande attaccante, Zampagna non fa bene perché non ha la condizione. Io credo che tu, andando in sala stampa dopo la partita, di tutti parli fuorché di Zampagna. Ma certo, ma questo ti ho detto un altro discorso. Beh, allora va bene. Anche a me non è piaciuta l'uscita... che è stata una scelta azzardata l'impiego di Keita, cioè, bisognava solo ringraziarlo perché ha giocato fuori ruolo e ha fatto quello che poteva. Una cosa, le scelte non sono mai avventate, sono scelte, esatto. E poi ci si prende le giuste responsabilità sulle scelte. Keita è un professionista, se gli dico andare in porta va in porta, e l'allenatore chi mette in campo lo difende perché l'ha messo in campo lui. Se ha giocato bene ha giocato male, perché se non ci sarebbe il generale ci sarebbe, certo, il sergente. No, ma ci giusto, sono i ruoli per tutti. Direttore, posso dare un piccolo contributo alla discussione? Certo. Rispondendo al dottor Perudulla, però la dichiarazione del mister Spalletti potrebbe anche essere interpretata o quantomeno letta sotto il profilo e sotto un altro profilo, cioè quello di una sorta di autocritica, nel senso in qualche modo ammette che è stata una scelta avventata, la scelta è sua, quindi è... può anche essere letta sì, sotto le chiedo questo scusa, punto professore, di vista. Capisco, professore, capisco, però io in questi casi qui, professore, preferirei il silenzio. Io vado in, scusi, io in una situazione del genere vado in sala stampa e però dico, lo stiamo criticando il silenzio di Spalletti oggi, eh? Lo non stiamo ho criticando. Il silenzio su Keita. Ah, no, scusi, ma ogni tanto, scusi un secondo, ma ogni tanto un po' di autocritica la dobbiamo fare o sempre colpa di un altro? Io sarei andato in sala stampa e avrei detto, un Inter che sono deluso più di voi, mi dispiace per i tifosi, abbiamo giocato una partita impresentabile, non sono riuscito a incidere, le mie mosse non si sono viste, non abbiamo tirato in porta neanche con il pensiero, scusateci, è stata una brutta serata. Punto, arrivederci e grazie. Io la leggo così, poi se ogni cosa è la ricerca di un alibi andiamo avanti con gli alibi. Professore. Se no, lo ritrova in corte d'appello. No, io cercavo di, per deformazione professionale, di interpretare io quelle pochissime la parole con Petullà mi rimetto la clemenza della corte, professore, come non mi presento le scateno Petullà in una delle sentenze qui, no ma l'udienza. Petullà sul discorso in generale ha chiaramente ragione, se fa l'avvocato della regina danno più 10 qua in anteprima più 10 professore Sperano, cercavo di cogliere quel poco di somma di invece di ha seguito la Juventus che sembra... ha fatto una grandissima impresa. No, purtroppo non sono riuscito a vedere la... Ha vinto 3-0. Sì, no, questo lo so.
Sì, infatti, però ecco, a proposito di Inter oggi, ricordiamoci la brutta serata della Juventus a Madrid qualche però settimana è rimediato. Ha rimediato sì, alla purtroppo grande. L'Inter non c'ha la possibilità di rimediare, però col derby... Però intanto la competizione è finita. La Champions è finita, la Coppa Italia è finita. La stagione anche, non è finita. Anche se fai il terzo o quarto posto, non hai fatto nulla di buono. È il minimo, il compitino. Che dovevi fare, non l'hai fatto e non torna più indietro. La stagione dell'Inter oggi è ufficialmente dichiarata disastrosa, che può essere clamorosamente fallimentare. Stop, di più non puoi fare. Se arrivi terzo o quarto, hai fatto il minimo, dopo che comunque hai fatto un grande mercato. Ne faccio una domanda, invertiamo i ruoli. Ok, grazie. La Juventus quest'anno vince soltanto lo scudetto. Dipende come finisce la Champions. È una stagione fallimentare o no? Dipende, questa domanda l'ho fatta tante volte agli ospiti e la risposta era molto semplice. Come si era messa con la Juventus fuori dagli ottavi, stagione assolutamente fallimentare, che fai tutto quel mercato e poi vince solo lo scudettino. Marotta! Niente, se ne va Marotta. Appena sentito Juventus è passato in mix zone. Detto ciò, professore, dipende se, per come si erano messe le cose, sono andato a casa con gli ottavi di finale dopo aver perso quella partita a Madrid, stagione sì che è fallimentare, Coppa Italia, Champions League giocata male, via. Adesso dipende, può arrivare ai quarti, in semifinale, bisogna vedere quanto va avanti e soprattutto qualora dovesse uscire come esce. Quindi la risposta oggi non si può dare. All'Inter la possiamo dare. Finita la Coppa Italia, finita la Champions League, finita l'Europa League e siamo a metà marzo. E al massimo l'obiettivo che si può raggiungere è il terzo posto. Io non ti suggerisco. Attenzione, D'Ambrosio in diretta. Parla D'Ambrosio. Di chi è figlia? Perché hai parlato di confusione, no? Cioè, perché un'Inter confusa in campo? Doveva essere lucida. Spalletti vi aveva chiesto questo alla vigilia. Sì, è normale che volevamo essere lucidi, ma il fatto di comunque fare a tutti i costi due gol, la fretta ti porta talvolta a scegliere cose sbagliate e quindi in alcune occasioni non siamo stati lucidi di poter affrontare le situazioni che il campo ci presentava in quel momento. La serata è finita con la curva che vi ha chiamato a raccolta, vi ha invitato a tirare fuori gli attributi. Il derby capita al momento giusto per riscattarvi oppure non arrivate bene fisicamente, psicologicamente a questo appuntamento? No, il derby arriva è la partita che volevamo, è la partita che ci può permettere di riscattarci in un momento difficile come quello di stasera. Stasera all'andata era parsa una squadra forte ma non così forte come stasera. O c'è anche ovviamente demerito da parte vostra? No, c'è assolutamente il nostro demerito, loro sono una buona squadra ma lo sapevamo, però a mio avviso c'è più nostro demerito che loro merito. Quanta convinzione c'è di arrivare adesso in Champions League e se non fosse Champions League possiamo parlare di fallimento? Per quanto mi riguarda io sono tranquillo, so che spessore di giocatori ho nello spogliatoio, come ho detto prima, questa sera abbiamo fatto, non abbiamo avuto la giusta tranquillità, però sono convinto che riusciremo ad ottenere la Champions League.